Benvenuti al mio nuovo video e oggi è un video che mi piace molto fare perché riguarda il disegno, che è una mia grande passione, come sapete, anche se ovviamente non riesco a dedicargli il tempo che vorrei. Ma detto questo, vi voglio parlare di una mia esperienza che si è conclusa proprio ieri sera, di un corso che ho fatto online e di cui vi voglio parlare perché se siete appassionati di disegno, sicuramente ne avete sentito parlare, o comunque magari se andate a Lucca Comics avete visto qualche pubblicità, insomma. La conoscerete senz'altro, però magari non vi fidate delle recensioni che si trovano online, scritte magari sui loro social o che ne so, non vi fidate anche a prescindere da recensioni che potete leggere e quindi vi voglio dare la mia impressione. Si tratta di uno dei corsi di disegno che loro fanno online e nello specifico però si tratta della Lucca Manga School, quindi non l'accademia, ma la scuola, e sono quindi corsi di 5 lezioni per un totale di 10 ore. Allora, io ho scelto tra i vari che mi interessano quello iniziale, base, sul disegno dei personaggi. Dunque, si tratta di 5 lezioni per un totale di 185 euro. E loro praticamente per ogni corso accettano un massimo di 8 persone e c'è un motivo e questa cosa io l'ho apprezzata molto e mi è piaciuta, ovvero garantiscono molta interattività durante queste lezioni, anche se sono online, perché praticamente nel momento in cui vi iscrivete, quando si inizia il corso, proprio il primo giorno, si crea un gruppo WhatsApp. In cui si mandano ovviamente oltre che a domande o comunque qualunque cosa vi possa interessare, vi mandano anche i link delle lezioni che di volta in volta si fanno e quindi si possono anche rivedere, ma ci si mandano i lavori che si fanno sia durante la lezione, quindi i disegni che si fanno durante la lezione, e sia i disegni che bisogna fare di volta in volta per la prossima lezione. E durante la lezione i disegni che vengono mandati vengono corretti online dal ragazzo, comunque dalla ragazza che spiega, e le correzioni poi dei vostri disegni vengono di nuovo ripostate sul gruppo WhatsApp. Io, per esempio, le mie le ho poi stampate di modo che ho il disegno che ho fatto, la correzione, e riesco a capire dove sbaglio. Perché io, ok, disegno amatorialmente, sono un'autodidatta e quello che ho imparato, l'ho imparato guardando qualche video su YouTube. Per carità, i video che si trovano su YouTube, come anche per Photoshop, sono utili. Però, guardando singoli video, non si acquisisce il metodo e il metodo è fondamentale invece per crescere, perché è inutile che io imparo magari a fare una singola cosa, ma magari proprio mi manca una base da cui partire e da cui poi sviluppare il mio lavoro e capire come sviluppare, come correggere, eccetera. E devo dire che anche se io sono ripartita praticamente dalle basi, e quindi alcune cose comunque già le sapevo, o comunque le sapevo fare, di fatto ho comunque imparato tante cose lo stesso ed è stato utilissimo il fatto delle correzioni. Allora, in queste 5 lezioni praticamente ci hanno spiegato come disegnare il volto, frontale e di profilo a tre quarti, il corpo maschile e femminile, in posizione statica, piedi e mani. E anche lì molto basic, molto statici più o meno, i capelli e il personaggio poi in movimento, anche se ieri, che è stata l'ultima lezione con il corpo in movimento, abbiamo fatto ci ha spiegato insomma come disegnare un corpo che corre e un corpo che salta. Però di fatto
alcune nozioni io non le sapevo e mi sono state veramente molto molto utili. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è stata la puntualità. Iniziavano precisi, terminavano precisi e un'altra cosa, a mio parere molto comoda, è che di ogni corso loro propongono diverse possibilità di scelta nel giorno in cui farlo e negli orari. Io, per esempio, questo sul disegno dei personaggi l'ho fatto perché era previsto la domenica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza, quindi lontano dagli impegni lavorativi, quando sono comunque rilassata, sono riposata, perché potrei anche farlo con gli orari, visto durante la settimana di ritorno dal lavoro, però sinceramente non ho voglia, dovrei rinunciare all'allenamento e sono comunque stanca mentalmente. Di mettermi lì comunque ad ascoltare una lezione, eccetera, non me la sento. Questo fatto della domenica invece l'ho trovato comodissimo e quindi niente, il mio giudizio è senz'altro positivo e già nella mia lista dei prossimi corsi ce ne sono già almeno un paio che però non farò subito, essenzialmente perché nel periodo primaverile estivo comunque ho in programma magari ecco qualche weekend fuori, le vacanze, o comunque uscire, no? E mettermi invece lì a sapere che ho questo impegno, che a quell'ora devo stare magari a casa. Ok, posso anche poi vedermi la lezione successivamente in settimana perché la caricano, però è più bello farlo lì, no? In diretta. Quindi sicuramente lì ricomincerò a fare da settembre in poi, settembre-ottobre. Allora, certo, è ovvio che finiti questi giorni di corso non è che uno sia migliorato chissà quanto rispetto a prima. Perché è ovvio che poi ci vuole la pratica, quindi bisogna disegnare, 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 disegnare tanto. E però ti fanno proprio venire voglia di farlo, perché ti hanno dato degli strumenti in più per farlo che prima tu non avevi. E un'altra cosa che a me è piaciuta molto è il fatto che hanno insistito molto sul fatto di prendere comunque dei riferimenti da foto, che ne so, su Instagram, su Pinterest, quindi delle referenze, e non c'è nulla di male nel fare questo, e anzi, cioè è normale perché è impossibile disegnare senza avere davanti comunque un'immagine a cui riferirsi per capire, no? Anche come si muove un corpo, come si muove un vestito, i capelli, eccetera. E niente, quindi io volevo fare questo video proprio per condividere questa mia esperienza e per dirvi che se siete curiosi andate a sbirciare sia su Instagram e lì trovate proprio Lucca Manga Academy, Lucca Manga School e sia proprio sul loro sito perché vi spiegano proprio benissimo tutto e tutti i vari corsi che loro hanno, vi spiegano proprio che cosa si andrà a fare nello specifico ogni lezione. E io sono curiosissima di fare lo sviluppo dei personaggi, il secondo livello, e quindi con i personaggi che si muovono da diverse prospettive, e anche il corso su Clip Studio Paint. E ce n'era poi uno visto anche sui Copic, e anche lì secondo me è utile, perché anche lì io i Copic che li uso. Ma sicuramente non conosco bene tutta la parte teorica su come si usano e infatti spesso non ottengo il risultato che vorrei e quindi anche quello è nella mia wishlist, diciamo. E quindi niente. Ah, poi ce n'era un altro, ho visto sullo sviluppo degli sfondi, insomma ce ne sono veramente tantissimi e molto molto utili secondo me. E niente, quindi volevo condividere con questo breve video questa mia esperienza, quindi spero che vi sia utile questo mio video e se avete qualche domanda su qualcosa che non vi ho detto, fatemele qui sotto nei commenti e ovviamente vi aspetto sui miei social, quindi soprattutto Instagram.
ci vediamo al prossimo video. Ciao!